Momento no per il Pineto, che dopo le recenti delusioni di campionato ci mette del suo anche per subire l'eliminazione della Coppa Italia a vantaggio di un Torrentino che proprio in questa competizione si sta ritagliando le migliori soddisfazioni. Dopo l'1-1 dei regolamentari sono i rigori a decidere, stavolta fatali per la compagine adriatica, al contrario di quanto avvenuto con Vastese e Torres. In un Pineto quasi al completo, out Speranze della Quercia, Stefano Madio parte dalla panchina. C'è Camploni in regia con il ridebuttante in maglia pinetese Marianeschi e Bianciardi ai suoi fianchi nel consueto 4-3-3. 3-5-2 per il Torrentino. Il tecnico Mosconi lascia in panchina Minnozzi e Labriola. In avanti il duo tirabassi di Domenico Antonio. Buon avvio su ambo i fronti. Marianeschi impegna subito l'estremo ospite Rossi. La risposta Cremisi è affidata a Mastro Monaco e a di Domenico Antonio, che ruba palla al decimo. Avanza e invita Sciba a smanacciare un insidioso pallonetto. La palla col migliore per il Torrentino però capita al 24esimo, quando Tizzi, in posizione regolare solo davanti a Sciba, si attarda e permette la chiusura al portiere pinetese. Una chance buttata via dalla squadra ospite e che il Pineto fa prontamente pagare alla mezz'ora. Il merito è tutto di Francesco Marianeschi, azione personale da applausi e destro preciso imprendibile per Rossi. Un bentornato migliore di questo difficile da immaginare per il forte centrocampista, che aveva lasciato Pineto a fine agosto ma è tornato dopo poco più di 3 mesi dal Monterosi. Il Pineto chiude forte la frazione, sfiora il raddoppio prima al 36esimo con la girata di Alessandro, centrale è bloccata da Rossi, quindi al 45esimo con il sinistro carico d'effetto di Sarrizzu che lambisce il palo. Nella ripresa il Pineto per diversi minuti è in controllo delle operazioni, al 9 Bianciardi conclude dal limite, palla in corner. I padroni di casa però si adagiano troppo sul vantaggio e rischiano su un contropiede che Pepe sventa d'esperienza. Poi è il Pineto al 21esimo a sciupare la palla del raddoppio con lo scambio Sarrizzu-Tomassini. Il centravanti non è letale e, come nel primo tempo a parti inverse, l'errore si paga e il Tolentino pareggia, complice la leggerezza del noi entrato Amadio che si fa soffiare palla da di Domenico Antonio, che con un bel lob batte Sciba 1-1. Il Pineto accusa il colpo, Sciba deve distendersi sulla punizione dello specialista Minnozzi. La squadra di Rachini ha un paio di sussulti su due corner, ci provano senza far male Alessandro e Pepe. E anzi al 90esimo, poco prima della lotteria dei rigori, il Pineto rischia di farla di nuovo grossa sull'asse Marini-Sciba. Capezzani non ne approfitta per questione di centimetri, ma il Tolentino la qualificazione la conquista comunque dagli 11 metri. Perfetta la squadra di Mosconi, che non sbaglia nulla, a decidere è l'errore di Capitan Pepe che coglie il palo, così si arresta la marcia del Pineto, che domenica si rituffera in pieno nel campionato a partire dal derby del Mariani Pavone contro il Giulianova. Rachini, grande rammarico, eravate in vantaggio, in controllo della gara, poi quel gol dell'1-1 ha cambiato tutto. Ma sì, abbiamo controllato bene fino a 15 minuti alla fine, poi quel gol sicuramente un po' ci ha scombussolato, però ripeto, è stato un errore in uscita, però noi abbiamo avuto l'occasione per chiuderla un paio di volte sull'1-0, quindi l'unica cosa è il rammarico per non aver chiuso la partita prima. Poi si sa che magari ci può stare un errore individuale e ti pareggiano, poi i rigori è normale che può succedere di tutto. Una competizione cui comunque il Pineto teneva, anche perché insomma il distacco in campionato dal primo posto è notevole. Ma il Pineto ci teneva, noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, il Torrentino alla fine del secondo tempo penso che non abbia mai tirato in porta, però noi sotto porta dobbiamo fare meglio, perché le occasioni le abbiamo avute, quindi diciamo che è andata male, si guarda avanti al campionato. Mister, in campionato si soffre, ma la Coppa regala soddisfazioni, siete in semifinale. Sì, bella soddisfazione, sappiamo queste partite secche, perché i valori tra noi e Pineto sono differenti, loro sono più forti, però una partita unica può succedere tutto. E poi secondo me alla fine è stata meritata, è stata partita persa, ci abbiamo occasioni noi, è stata bella gara. E penso che tra virgolette è anche meritata. Noi secondo tempo siamo migliorati tecnicamente, però ai ragazzi gli basta una piccola iniezione di fiducia che cambiano moralmente e tecnicamente. E l'episodio positivo l'ha fatto un attimino svegliare, dopo si è visto il vero Tolentino, giocatori più sciolti mentalmente, fisicamente. E questa è una piccola soddisfazione dedicata al presidente, dedicata al ragazzo che sta male, Tortelli, che sta in coma farmacologico. Speriamo che questa piccola soddisfazione l'aiuti a risvegliarsi.